Buongiorno amici di TG Plus, siamo qui con l'onorevole Alessandra Basso e buongiorno a lei. Buongiorno. Le chiedo un po' a riguardo di queste ultime elezioni di questo weekend. A Treviso, ad esempio, c'è stata la vittoria di Mario Conte, una bella vittoria. Cosa ne pensa? Com'è andata? Ma direi molto molto bene, direi. Mario Conte ha lavorato bene in questi anni, è un sindaco che, a differenza di tanti altri, è sempre stato presente sul territorio, quindi in ascolto dei cittadini. E direi che è stato ampiamente premiato. Quindi un buon lavoro di nuovo al sindaco di Treviso Mario Conte e a tutto il nuovo consiglio comunale. Adesso il prossimo appuntamento per le elezioni è quello delle europee 2024. Come ci si prepara a questo appuntamento? Quali saranno i passi per arrivare pronti a questo appuntamento? Beh, intanto stiamo discutendo, insomma, si sta discutendo in questi giorni della data che dovrebbe essere tra il 6 e il 9 giugno, del 2024. Era stato proposto inizialmente di svolgere le prossime elezioni europee il 9 maggio, giorno di Schuman, ma ovviamente sarebbe caduta a seconda degli anni, anche durante la settimana, magari complicando un po' la fattibilità, ecco, perché durante la settimana i ragazzi vanno a scuola e quindi è stata proposta quest'altra forchetta delle elezioni europee, alla quale insomma ci stiamo preparando, siamo agguerriti, siamo convinti che andrà bene. Invece un'ultima cosa le chiedo a riguardo di queste elezioni, si è visto un po' un equilibrio, diciamo, tra le vittorie di destra e di sinistra rispetto un po' a quanto era accaduto invece con le ultime elezioni in Italia, dove la destra, diciamo, aveva prevalso, diciamo, per la maggior parte. Si è creato un nuovo equilibrio, come la vede per il futuro? Io ho visto, insomma, nelle varie regioni che sono entrati tantissimi consiglieri, anche dove non eravamo presenti, parlo anche in Emilia-Romagna, insomma, in alcuni comuni non eravamo presenti e direi che tutto sommato abbiamo ottenuto molto bene e fatto un buon risultato.